invece diciamo che porta bene, ed è la fine tutto sommato, ma che coincide poi con l'inizio del prossimo anno della nostra scuola. La fine nel senso che presentiamo, e io direi anche con un briciolo così di soddisfazione, di orgoglio, tutti quelli che hanno potuto portare il loro lavoro e far vedere tutto sommato quello che hanno fatto, anche attraverso, credo, dei sacrifici, non ultimo tutti quelli che così conoscono il momento che stiamo attraversando, e abbiamo presentato in tutta la nostra scuola i lavori di questi nostri allievi, sia i grandi, i grandicelli, sia i giovani. Adesso io chiamerei, prima di parlare, di far due chiacchiere, chiamerei il sindaco che ci dice il suo benvenuto, ci dà il suo benvenuto. Così dopo lo faccio risedere subito. Grazie, oggi è una giornata un po' particolare. Io arrivo dal centro sportivo perché oggi è anche la festa dello sport, quindi devo cercare di essere valido per tutte le occasioni. Però mi faceva piacere e ci sono tenuto a venire qua perché questo, adesso io non sono ancora entrato a vedere la mostra, però ricordo quella dell'anno scorso, ricordo l'impegno, ricordo il valore che ha avuto questo momento per tutti questi allievi che davvero hanno modo di esprimere la loro arte. E questa è una bella cosa perché dà sempre segno di gente che si mette in gioco a qualunque età, perché sentivo Savelli che diceva ai piccoli e grandi, no? Quindi davvero il fatto di mettersi in gioco, di esprimere la propria fantasia, la propria voglia di partecipare a quella che è la vita della comunità è sempre una bella cosa, è sempre ben accetta, perché è importante che a Nova ci sia lo sviluppo di queste associazioni. Quindi grazie di quello che fate e grazie, poi vedremo le vostre opere. Grazie. Intanto grazie, siete numerosi, benissimo, quindi il nostro inizio della nostra avventura per quest'anno va sotto i migliori auspici. Naturalmente ci auguriamo che oltre a questa visita di oggi, questa mostra, voi possiate visitare un pochino tutta la nostra scuola, anche quella di scultura, di ceramica, di tutte le arti che facciamo qui dentro o che tentiamo tutto sommato di fare, ma soprattutto speriamo di poterlo fare in presenza, sempre di più e sempre più nella normalità. Perché i due anni che ci hanno preceduto è stata veramente faticosa, per cui il mio grazie va anche, l'anno scorso siamo riusciti comunque a fare un po', cioè la presenza, comunque va a tutti quelli che si sono iscritti, a tutti quelli che hanno frequentato, a tutti quelli che si sono tutto sommato dedicati con la loro passione, anche con le loro qualità, e che hanno appreso strada facendo quanto a noi abbiamo cercato poi di raccontargli. E le prove di tutto questo sono in mostra. Io adesso passerei anche a un altro aspetto, così che dall'anno scorso facciamo, e cioè fra un po' abbiamo il premio Viviani, il premio Città di Nova. E noi, l'anno scorso, e vogliamo riproporlo quest'anno, abbiamo deciso di invitare al premio Viviani tre nostri allievi che si sono particolarmente così distinti per la serietà anche con cui hanno fatto il lavoro. Sono stati tutti seri, a dire la verità, però non potevamo premiarli tutti, ne premiamo tre. Allora, Lidia Aldini, ecco Lidia Aldini, sei ufficialmente iscritta. Patrizia Zago,
nostro invito c'è di partecipare al premio Viviani. Non so se lo vincerete, però potete provarci. E questo mi pare che sia una, così, un piccolo nostro grazie a voi tre in questo momento, però un grazie che va anche a tutti, perché voi tre eravate comunque in mezzo a tutti gli altri e tutti sono stati in un certo qual modo così protagonisti per poter poi dopo anche selezionare voi tre. Volevo ringraziare anche tutti i giovani allievi per quanto hanno fatto e per come l'hanno fatto, e anche i loro genitori ovviamente, perché senza di loro questa cosa, questi allievi non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto. Quindi grazie anche alle famiglie e grazie soprattutto perché io sono di parte, ve lo dico subito e molto chiaro, l'arte è fondamentale per me nella vita, ma non tanto l'arte nel senso così alto, altissimo, è interessarsi tutto sommato di una cultura che prevede inevitabilmente una possibilità di esprimere per chi lo vuole e di ricevere per chi lo vuole, ma è sicuramente una delle situazioni, delle condizioni per poter avvicinarsi a una bellezza, a qualcosa che possa comunque coinvolgere anche molto l'animo, lo spirito, perché questa nostra scuola dà anche sempre una opportunità di scoprire magari una propria piccola strada. E questa piccola strada quest'anno la faranno Tommaso Trifirò e Ginevra Vergani. Questi due giovani si sono iscritti quest'anno al liceo artistico, quindi forse siamo serviti un pochino a fare in modo che loro abbiano verificato dentro di sé, dentro di loro, una passione che li ha portati ad iniziare questa avventura, che sarà un'avventura che io auguro piena di soddisfazioni. Io non aggiungo altro, vi ringrazio tanto per la vostra presenza, andate a vedere la mostra, sono esposti i lavori degli adulti e dei bambini, ormai questi sono ragazzi, e ci auguriamo che possiate in tanti iscrivervi alla nostra Libera Accademia, alla nostra scuola, alla sua scuola, alla CAMP, insomma venite qua, grazie, buona serata. Grazie. Allora, giustamente il professor Savelli ha voluto omaggiare e ringraziare gli allievi adulti, gli allievi che intraprendono un percorso nuovo iniziando il liceo artistico, ma a me preme anche sottolineare il bel percorso che è stato fatto quest'anno tra Libera Accademia di Pittura e Impronte APS per quanto riguarda il lavoro con i bambini. Abbiamo strutturato tutte le lezioni su tutto l'anno scolastico in collaborazione e in coprogettazione. L'app Impronte sono riusciti a offrire un percorso veramente stimolante e creativo per i bimbi delle elementari che hanno frequentato. Contiamo di fare la stessa cosa anche l'anno prossimo, coinvolgendo anche i ragazzi un pochino più grandicelli, in modo tale da offrire una ampia scelta di tecniche per farli sperimentare, per farli provare e capire poi quale, come diceva il professor Savelli, la direzione loro più congeniale. Infatti al piano terra abbiamo un'aula dedicata completamente ai lavori che sono stati fatti durante l'anno da questo gruppo di ragazzi che si è impegnato moltissimo, ma soprattutto secondo me ha trovato un luogo dove divertirsi insieme e dove stare insieme conoscendo, creando e stimolandosi a vicenda. Quindi dopo invito tutti voi, per chi non l'ha già fatto, anche a visitare l'aula proprio dedicata ai bambini. In questi giorni a Nova
giustamente come ci ricordava il sindaco, si festeggia la tradizione e anche per noi Associazione Impronte è diventato ormai tradizione iniziare l'anno scolastico, chiamiamolo anno accademico, con la festa e la mostra degli allievi. Questo perché il piacere di tutti i nostri soci spero sia proprio questo, di mettersi in mostra, di poter condividere con tutti noi quello che è il lavoro che è stato fatto durante l'anno. Entrando nella nostra aula, questa piano terra, si viene subito quasi travolti dalle forme, dai colori, e questo ci fa piacere, nel senso che vuol dire che gli iscritti, i soci dell'Associazione Impronte hanno lavorato molto durante tutto l'anno. Ma chiedo un'attenzione a chi visiterà l'esposizione. Oltre a lasciarsi travolgere da quello che è appunto l'impatto forte dei colori e delle forme, di prestare anche attenzione a ogni piccolo dettaglio, a un piccolo piattino, a una piccola sculturina, perché dietro anche a un lavoro che può sembrare quasi banale c'è tutta la fatica di chi ha seguito i corsi, ha cercato di scoprire una nuova tecnica, ha sperimentato, ha fatto una ricerca personale e soprattutto ha avuto il coraggio di mettersi in mostra, quello che diceva giustamente prima sia il sindaco che il professor Savelli, perché non è banale, non è scontato che un'opera che tu crei la vuoi esporre, anche perché ci sei tu all'interno di quest'opera e di conseguenza secondo me il fatto che così tanti soci dell'Associazione Impronte abbiano voluto condividere con noi quello che è stato il loro percorso dell'anno passato mi dà molta soddisfazione e molto dice su quello che è lo spirito dell'Associazione Impronte, lo stare insieme e creare un gruppo in amicizia, in condivisione, in studio, in ricerca, ma soprattutto portando avanti una passione e non avendo paura di esporsi anche alle critiche piuttosto che agli apprezzamenti. No, non volevo portare via tempo, volevo solo ricordare che questo luogo è veramente importante, nel senso che ospita anche un progetto su innovamenti, un progetto grossissimo sulle vulnerabilità educative che sono stato preso grazie alla collaborazione di tutte, di una serie di associazioni novesi che vanno. 5 associazioni che hanno dato la forza per prendere un progetto della durata biennale e che ha un valore anche economico significativo, che va a toccare proprio le situazioni di maggiore criticità in termini educativi della nostra comunità. Il luogo è anche un luogo che ospiterà tutte queste le attività previste dal progetto, quindi è un contenitore che oltre alle associazioni che sono dentro e include anche la musica, include anche altre associazioni novesi che operano su questo terreno. Questo è molto importante. Voglio anche dire che quest'anno inizierà il percorso per il 70° anniversario dell'Accademia, che mi sembra un'occasione. Cioè non ci sono molte accademie che hanno questa longevità, così come il premio Bici Bugatti, e in omaggio a questo anno particolare consegneremo agli allievi che sono presenti e alle persone che sono presenti il catalogo delle opere del fondatore, che è di Vittorio Viviani, a tutti quelli che saranno sopra, che vorranno partecipare al lavoro in presenza ai lavori dei ragazzi. Ringrazio tutti, l'associazione, tutte le persone che si sono date da fare su questa cosa, ma oggi anche per domani, e ricordo che tra le sigle varie che ci sono qui dentro, oltre alla musica che è inclusa, ci sarà anche il CAN, che è la struttura gestionale che il comune di Nova Vindonese ha voluto al fine di gestire anche le parti operative burocratiche per una parte, per la gestione di un edificio che non solo è importante dal punto di vista simbolico ma anche significativo in me dal punto di vista dei costi, ma soprattutto come motore questo CAM di iniziative nuove che vanno a fondere le varie tecniche e vanno a raccogliere altre iniziative, così come i vari progetti che stiamo proponendo, che sono cogestiti, quindi sono coprogettati anche col comune, che è presente non solo nella fase gestionale di assistenza e di presenza economica e di mantenimento della struttura, ma anche come parte del motore delle iniziative culturali nella città. Ok.
ho detto tutto.